Nel giorno della memoria, la Shoah è stata ricordata al Teatro di Moglie di Sermide con una rappresentazione teatrale dal titolo Lontano da dove? La casa delle donne, promossa dal Comune e dalla Università Aperta Sermide con il patrocinio della provincia e della comunità ebraica di Mantova. Non è tanto uno spettacolo che stiamo presentando, ma è un ricordare, fare memoria. Facciamo memoria di persone che non avevano la capacità e la possibilità di scegliere se la neve o la pioggia erano sulla loro strada. Purtroppo hanno dovuto fare delle strade obbligate, indipendentemente dal tempo, quindi a maggior ragione abbiamo detto questa giornata va fatta in qualsiasi modo, perché per commemorare quel tipo di passaggio, quel tipo di percorso che fanno loro, va bene un minimo sacrificio da parte nostra. Anche quest'anno avranno una rappresentazione molto importante. Io vi dirò che queste rappresentazioni sono così qualche cosa di diverso rispetto a tutto quello che si fa in provincia di Mantova per il giorno della memoria. Abbiamo pensato di rivolgerci per trasmettere questa memoria, perché mancano ormai i testimoni diretti, o scarseggiano, ecco, per cui di avere d'ora in avanti una memoria familiare dovuta a chi? Ai figli, alla generazione immediatamente successiva a quella che ha vissuto questa tragedia della Shoah, che si badi bene non è una follia, perché la follia è un attimo, la pianificazione, la programmazione eccetera sta a significare un qualche cosa di diverso della follia, per cui parlerò in termini autobiografici. Io mi chiamo Emanuele Colorni, appartengo a una famiglia ebraica mantovana da secoli, però sul mio certificato di nascita originale c'è scritto Emanuele Lazzaro, secondo nome, per fortuna secondo nome tra parentesi mai nominato, ma il cognome è Torelli, non è affatto Colorni, perché questo si riferisce a un documento falso che i miei genitori avevano ottenuto tramite l'intervento di un personaggio che ora è nominato come uno dei giusti. Voi sapete che i giusti sono persone che in qualche modo, rischiando la propria pelle, hanno aiutato gli ebrei a sfuggire a quella catastrofe che è stata la Shoah. Sì, noi facciamo del nostro meglio proprio per portare avanti la fiaccola del ricordo, questa fiaccola che non si deve mai spegnere. Rappresentiamo una casa, infatti il sottotitolo, Lontano da dove, il titolo, da dove non si dovrebbe essere o da dove si vorrebbe essere. Tutte hanno qualche tara, hanno l'animo lacerato, ma cercano di nasconderlo, di riprendersi, di riconquistare quella coscienza che è stata annullata, è stata repressa, è stata annichilita, la personalità era la prima cosa che veniva imposto, la spoliazione proprio della personalità, e cercano di recuperarla con i mezzi del quotidiano, una ricetta, una pettinatura, proprio con quelle piccole cose per riprendere il sapore della vita. Arriva Miriam, Miriam è l'ultima che esce dal campo di concentramento ed è veramente ancora smarrita, persa. E allora qui entra la generosità di tutte che cercano così di riportarla a godere di queste piccole cose, a riprendere la coscienza della vita. Questa è la casa dove abitavano solo donne. La casa.
e ci disfiamo. E tu un ladro che ha rubato non una, non due, non tre, non quattro, non cinque. Cominciai il mio viaggio in piedi l'anima e ritiro. Prima di ogni memoria occorre ricordare la vita, occorre ricordare che si è vivi, perché la vita è memoria. È piena di stelle, numerose, quante sono le strade da percorrere, impossibili. Thank you.